vedova, c'è un termine, se perdi un genitore sei orfano, ma se perdi un figlio non c'è. Quindi la prima cosa è toccare il fondo per il dolore. Interessante. Poi, come faccio sempre, sono andato, mi racconti le varie reazioni, sfumature, cosa succede nella testa di un genitore che perde un figlio, oltre al dolore, eccetera. Passo lì per dire cosa succede, io vi dico come è entrato nel personaggio, secondo me in maniera interessante. Sì, faccio un piccolo inciso. Il cinema è vero che è sogno, il cinema è vero che è evasione, cioè, insomma, riportiamo delle Marzullo, la frase della esattamente, Marzullo. riportiamo delle frasi di Marzullo, che peraltro questa credo sia la sua area geografica pure, non so se per voi sia Sì. edificante o meno, però insomma probabilmente è di queste parti. Sì. Quello che volevo dire, io credo che una delle, forse, e questa è una mia assoluta interpretazione, del tutto spontanea, credetemi, una delle armi vincenti forse della cinematografia di Paolo, e anche in questo caso della letteratura, perché insomma, il suo libro è molto interessante, eccetera, è proprio la verosimiglianza dei personaggi. Cioè, non solo chi vive una condizione analoga o simile ci si riconosce, ma chi legge capisce in che condizioni sta psicologicamente quel personaggio. Paolo faceva riferimento alla mamma che perde un figlio. Credo purtroppo sia una cosa che, insomma, se ne è sentito parlare di una mamma che perde un figlio, e basta ragionarci un attimo, farci mente locale, si capisce di quale possa essere l'intensità del dolore. Però nel caso suo Paolo è voluto andare oltre la sola lettura o rappresentazione dell'intensità del dolore di perdere un figlio, che di per sé è, perdonatemi l'aggettivo che non è appropriato, ma banale, direi scontata, cioè quasi ineluttabile il dolore per la perdita di un figlio. Però Paolo ha voluto interpretare il modo di vivere il dolore. Cioè, che cosa noi siamo portati a fare? Dimenticarlo, cioè dimenticarci di questa condizione, o di tenerlo vicino a noi per far sì che la compagnia del dolore possa essere forse la cura del dolore stesso. E questa è un'interpretazione psicologica, forse anche psichiatrica, ma io direi più psicologica, perché è una condizione molto frequente, che è successa tante volte. Insomma, perdere un figlio è tremendo, perché insomma, nella vita si pensa a tutto, di perdere i genitori, di perdere persone più grandi, di perdere parenti, ma non di perdere un figlio. In teoria il figlio dovrebbe assistere alla morte dei genitori, non il contrario. Paolo ha voluto interpretare nel libro, in questo personaggio del libro, come il personaggio ha voluto o ha deciso o le è venuto spontaneo di vivere il dolore, tenerlo accanto a sé e cercare di fare in modo che il dolore stesso sia l'arma di sostegno del prosieguo del cammino della vita. Quindi grazie a questo, diciamo, panoramica, no? Sulle varie possibilità di reazioni rispetto a un evento così terribile, ovviamente semplificando il concetto perché non è un trattato di psichiatria, questo personaggio è un personaggio come tutti e gli altri quattro personaggi di questo lavoro, è stato fatto su tutti, che ha una motivazione forte, interessante, curiosa, un punto di vista nuovo. È una donna che la vuol far finita, non perché soffre, ma perché sta smettendo di soffrire. Si sveglia un giorno e ha dormito, fino a quel punto non riusciva a dormire la notte, si imbottiva di tranquillanti ma non dormiva perché pensava a questo dolore, pensava a questa figlia persa. La prima volta che sente che il dolore se ne sta andando, ha paura di abituarsi, ha paura di perdere quella compagnia, ha paura di perdere l'unica cosa che gli è rimasta della figlia e quindi decide che dopo la figlia non vuol perdere più nient'altro. Decide di farla finita. Questo punto di vista nuovo, diverso, tridimensionale, ha reso il personaggio interessante, non banale. Questo lavoro è stato fatto su tutti, è stato fatto sulla campionessa olimpica che finisce su una sedia a rotelle, non è importante essere una campionessa olimpica, rappresenta tutte le persone che soffrono la competizione, anche nel loro piccolo, anche nel loro contesto, ma racconta di una donna che soffre la competizione e anche lì
il racconto, no? Insieme e lo studio di questa sindrome che si chiama, poi non vi dirà nulla il nome, anche a me non diceva nulla fino a 2 anni fa, la sindrome dell'eterna seconda. In realtà, quando la vai a leggere e studiare, capisci un qualcosa che affligge la nostra società in maniera abbastanza trasversale, cioè è il fatto di soffrire la competizione, di soffrire le aspettative degli altri, dell'eccessiva aspettativa che la società ha su di noi, su qualunque cosa: devi farcela, devi riuscire, devi vincere, devi arrivare primo, devi guadagnare, devi essere ricco, devi salire, e via, devi. E questa terribile aspettativa quasi ti paralizza, quasi ti fa venire paura di vincere, in qualunque contesto. Si chiama sindrome dell'eterna seconda, e a volte ti immobilizza tale quasi da paralizzarti. In maniera metaforica, questa campionessa è olimpica, terza, seconda, ma mai prima, si paralizza, si siede su una sedia a rotelle e non vuole più alzarsi, e diventa la storia di tutte quelle persone che non ce la fanno più ad alzarsi, che rifiutano di lottare, di vivere. Questo personaggio bello di questa storia ha comunque una base reale dall'osservazione della realtà. Così il manager che soffre di depressione, e studiando la depressione abbiamo visto i numeri: 6 persone su 10, quindi mi sembrava interessante affrontarla. Dite, cavolo, ma 6 su 10 sono tante, pensate, ogni 10 di voi 6. Sì, perché è il mal di vivere del momento, è quello che tu non sai perché, quello per cui ti svegli la mattina e senti un disagio, senti qualcosa che non funziona, ma non sai perché. Dalla forma più lieve a quella più grave che ti paralizza, ma non sai perché. E quindi questo personaggio pure parte da qualcosa di vero, quando, se lo leggerete, chi lo ha letto, chi lo vedrà nel film, senti che fa parte della tua vita, o della tua personalmente, o di quella di un tuo amico, di un tuo conoscente, di un tuo parente, ma è nella vita. E lui arriva a dire delle cose terribili, dice alla poliziotta: magari mi fosse morto un figlio. Io mi alzo ogni mattina, provo come se mi fosse morto un figlio, ma non mi è successo nulla, sto male, non so perché. E così il bambino, insomma, oh, l'ho detto, comunque il film, la storia, il romanzo è un romanzo felice. Certo, con questa premessa vi era difficile immaginarlo, ma è un romanzo molto felice, un romanzo di comunque 4 persone che poi trovano un personaggio che gli dà una mano, un po' sul desiderio e sul bisogno forse che abbiamo tutti noi di essere salvati. Qualcuno gli dà una mano e gli dice, e gli dà forse una piccola spinta di lato per costringere a guardare il mondo da un altro punto di vista e fargli ricredere. Diventano un gruppo, fanno delle cose molto divertenti, molto buffe, molto emozionanti, molto romantiche. Questa settimana magica, dove questo uomo gli farà vedere il loro funerale, ad esempio, gli farà vedere in maniera un po' magica cosa lasciano, cosa si perdono, le persone che avrebbero incontrato e che se la fanno finita non